C'è una testimonianza importante di quegli anni, che è la testimonianza dell'ultimo console, alto commissario inglese, prima della scomparsa degli inglesi dalla Palestina nel 1948, Lord Alan Cunningham, che incontrandosi con Ben Gurion gli disse chiaramente, lasciò scritto negli atti ufficiali del governo britannico, liberamente consultabili: io penso che i palestinesi, disse, stanno facendo di tutto per tenere la situazione pacifica, mentre l'esercito ebraico sta facendo di tutto per fare precipitare la situazione. Arriviamo così a quella grande balla, a quella grande menzogna che è la guerra del 1948. Perché metto tanta enfasi sulla parola balla e menzogna? Perché la balla e la menzogna, come state capendo da quello che vi racconto, è esattamente il leitmotiv di tutta la storia dell'epopea ebraica e sionista in Palestina e dello Stato di Israele. Ci hanno sempre raccontato delle balle gigantesche su tutti gli avvenimenti principali di quell'epopea, e le hanno raccontate ai loro cittadini. Arriviamo alla guerra del 1948. Nella guerra del 1948, che tutti conosciamo come la guerra della nascita di Israele, e che tutti conosciamo come la guerra dove gli eserciti arabi aggrediscono Israele, anche lì non viene raccontato tutto quello che era successo prima. Sembra che questi, ovviamente, odiosi e terribili barbari non vedono l'ora di distruggere la popolazione ebraica. Viene raccontata come una guerra in cui Israele eroicamente, con i suoi partigiani, resiste all'aggressione araba e riesce a vincere, quindi nasce questa gloriosa nazione democratica che è lo Stato di Israele. Beh, tutto questo è una balla colossale. È una balla colossale perché, innanzitutto, Ben Gurion si era già messo d'accordo con l'unico esercito che era in qualche modo minimamente capace di impensierire gli arabi, che era l'esercito del re Abdullah della Giordania. L'esercito giordano si era già messo d'accordo con Re Abdullah di non farsi assolutamente la guerra l'un l'altro e di spartirsi semplicemente la Palestina. Una parte sarebbe andata di Giordania, l'altra parte se la sarebbero presa i sionisti. E quindi l'esercito del re di Giordania, il re Abdullah, non combatté praticamente mai, o combatté malissimo, o combatté solamente nell'ultima fase, al punto che il suo comandante in capo, un inglese, si chiamava Ghalib Pasha, coniò storicamente, e lasciò per iscritto negli atti ufficiali del governo inglese, il famoso termine The Phony War, cioè la guerra bufala. Phony War vuol dire guerra fasulla, guerra bufala. Basta dare un'occhiata a come erano composti gli eserciti arabi, che entrarono in guerra, ripeto, solamente dopo che 250.000 palestinesi erano già stati espulsi, migliaia erano stati uccisi, feriti, violenze di ogni sorta e tipo, violenze, incluse la violenza carnale, eccetera, stragi e via dicendo, per non parlare dei decenni di spoliazione economica di cui parliamo prima. C'era l'esercito egiziano, che era composto al 50% da fratelli musulmani e volontari, che non avevano ricevuto neppure un giorno di formazione militare, neanche uno. Andarono in guerra così, in ciabatte, senza sapere neanche come si mette, si prende in mano un fucile. C'era l'esercito siriano, che era un pochino più agguerrito, ma era di poche migliaia di persone, e non riuscì in nessun modo a impensierire l'esercito ebraico. C'era l'esercito libanese, che neppure combatté. L'esercito libanese si mantenne al di là della loro frontiera con la Palestina e non varcò mai la frontiera per combattere e per difendere i villaggi palestinesi. E infine c'era l'esercito iracheno, il quale esercito iracheno erano poche migliaia di persone, e anche quelli erano stati istruiti di rimanere sotto il comando del re Abdullah della Giordania, il quale aveva fatto un patto con Ben Gurion e per cui non combatteva. Ecco, questa era la grande minaccia dell'esercito arabo. Ma ci sono le prove ulteriori del fatto che questa fosse una guerra fasulla e che non impensierì mai l'esercito ebraico. Ben Gurion lasciò scritto nei suoi diari una lettera, trascrisse nei suoi diari una lettera che mandò nel 1948 ai suoi comandanti: destinate il meglio delle forze dell'Haganah, dell'esercito, per la pulizia etnica della Palestina e non per il fronte della guerra con gli arabi. Era talmente poco impensierito Ben Gurion da quella guerra che il meglio delle sue forze veniva mantenuto per le stragi e la pulizia etnica dei villaggi. Questa è la prima grandissima menzogna che ci è stata raccontata. La seconda grande menzogna che sentirete sempre dire in televisione è: ma insomma, alla fine di tutto questo, sì, vabbè, quello che volete, ma la colpa è degli arabi che hanno rifiutato il piano di spartizione della Palestina. Allora, il famoso piano di spartizione della Palestina, che Furio Colombo continua a ripetere ossessivamente, e così come tanti altri, Teodori e tanti altri sostenitori di Israele, era di nuovo un piano truffa, che fu
adottato dall'ONU e che aveva, vi faccio una snocciolata, le seguenti condizioni: proposero una spartizione della Palestina in questa maniera, il 56% andava agli ebrei che erano il 33% della popolazione, il 42% andava agli arabi che erano la maggioranza della popolazione, gli arabi non avevano sbocchi sul mare, l'unico porto importante Haifa andava agli ebrei, gli arabi non avevano più collegamenti con l'Egitto, tutti gli aranceti andavano agli israeliani, tutte le terre, 80% delle terre coltivate a grano andava agli israeliani, la stragrande maggioranza dei territori edificabili andava agli israeliani, mi viene da ridere perché c'è da continuare, il Negev andava agli israeliani con 90.000 beduini e 600 israeliani dentro, 600 ebrei dentro. E ora voi immaginate come potevano gli arabi accettare un piano di spartizione che li uccideva economicamente, gli sottraeva tutte le terre valide, gli tagliava tutti i collegamenti utili anche per i commerci, cioè era un piano truffa. E oltretutto Ben Gurion lascia scritto nei suoi diari che neppure gli ebrei avrebbero accettato quel piano, disse ai suoi comandanti: noi lo rigettiamo prima ancora che l'ONU lo adotti, non ce ne frega niente. Ecco la seconda grande menzogna di questa epopea, la guerra del 48, il piano di spartizione della Palestina. Seconda grande menzogna. E ce la propinano sempre in televisione. In fondo è colpa degli arabi che hanno rifiutato quel famoso piano. E arriviamo rapidamente agli anni che vanno dal 48 al 1967. E il 1967 è la terza enorme menzogna dell'epopea sionista in Palestina. In quegli anni continua la pulizia etnica della Palestina, continua al punto che nel 1953 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU condanna per terrorismo un personaggio che conoscete tutti, Ariel Sharon, che con un'unità militare terrorista 101 rinchiuse 64 palestinesi, cioè diversi gruppi familiari, nelle case di un villaggio e li fece saltare per aria dentro le case, cioè li costrinse a entrare in casa, mise la dinamite attorno alle case e li fece saltare per aria. Questa cosa si riseppe, fu risaputa, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU arrivò al punto, addirittura rimbalzò in America, rimbalzò sulla stampa e fu condannato per terrorismo, diventerà primo ministro di Israele, come Menachem Begin, altro terrorista, eccetera, il quale poi fra l'altro aveva fatto saltare l'hotel King David, uccidendo 90 persone e via dicendo. In questi anni continua la pulizia etnica della Palestina, i sionisti dilagano col terrorismo, uccidono, ed è l'unico episodio che ricordo per non andare troppo oltre, uccidono Folke Bernadotte. Folke Bernadotte era il mediatore dell'ONU per la Palestina, uccidono questo uomo, lo ammazzano, è un atto di terrorismo, uccidono un alto funzionario dell'ONU, lo ammazzano, l'Irgun fece questo. E la cosa che è tragica, che è terribile di questa storia di Folke Bernadotte, è che Folke Bernadotte aveva passato gli anni precedenti, e cioè dal 1940 in poi, a salvare ebrei in Svezia. Era il rappresentante della Croce Rossa in Svezia, aveva salvato una quantità di ebrei, per cui era stato proposto proprio come rappresentante dell'ONU in Palestina per questo motivo. L'hanno ammazzato. Perché? L'hanno ammazzato perché tentava di fare con i palestinesi la stessa cosa che aveva fatto con gli ebrei. Cioè tentava di essere un uomo giusto, lo fecero fuori. E quindi qui arriviamo agli anni della spartizione delle terre, pulita la Palestina, cacciati fuori i palestinesi, c'è il compito di Israele, della Nazione di Israele, di accaparrarsi queste terre. Naturalmente non potevano farlo nella maniera, legalmente parlando, in una maniera più ovvia, perché c'era comunque una risoluzione dell'ONU, la 194, che prevedeva il ritorno dei profughi e avevano paura che anche se con la risoluzione 181, cioè il piano di spartizione della Palestina, qualcuno potesse dire: beh, ma insomma, almeno torniamo al discorso del piano di spartizione della Palestina, cioè non potete pigliarvi queste terre come vi pare a voi. Per cui erano cauti. Allora si inventarono un escamotage, che era la famosa custodia delle terre, per cui dichiararono che queste erano terre abbandonate, che loro pigliavano in custodia. E naturalmente col pretesto di poter dire poi: siccome nessuno è venuto a reclamare queste terre, ce le siamo pigliate noi, finito, chiuso, no? E certo che nessuno le veniva a reclamare, non potevano, erano stati espulsi i palestinesi o ammazzati.